Dicono che ci vuole la tecnica. Ma la tecnica sì che ci vuole. Ma per questo anche no. Subito dopo la sigla. Allora, ben ritrovato sul mio canale, come stai? Tutto a posto? Io, insomma, qua c'è ancora dei residui di scorticamento vivi e vividi. Allora, oggi è il 10 e parliamo di una cosa, perché oggi voglio ridere e scherzare un pochettino, perché basta con queste cose troppo serie. No, aspetta, ma perché parte sempre questa? Oh, mamma mia! Domenica, bella domenica, presa diretta. Allora, voglio ridere e scherzare, sì, c'è bisogno di ridere e scherzare ogni tanto. Allora, c'è chi mi ha scritto tempo fa, perché sai, i miei video non è che vengono visti da tutti subito, e quindi magari uno si spulcia vari video e magari trova quello dove giustamente il commento gli arriva, gli prude, le mani gli prudono, deve scrivere. La tecnica con questo. Oh, no, non vuole essere in attacco, no. Ti dico solo quello che penso. Con un rasoio del genere, come fai a avere la tecnica? Che è tutto impostato. Che vuoi fa? Che ce vuoi fa? Oh, non mi scrivete denigri i rasoi, perché non sto a fare niente. Sono semplicemente mie valutazioni personali. E quindi le dico, non è che dico... Che capito, no? Scusami. Ma me devo spogliare. Perché se no mi sento un po' troppo costretto. Allora, non è soltanto il discorso di tecnica, che per me la tecnica è, con una cosa del genere, è improponibile, ma è semplicemente magari utilizzare una vera, diciamo così, anzi dare importanza al viso. Allora, io già sono sicuro che mi massacrerò, infatti ho preparato già il primo soccorso, perché sono sicuro che qualche sgranatura seria me la vado a fare. Seria che intendo, nulla di così grave, però sai quei tagliettini che quando mi mette barba continua a sanguinare e pare la fontana del vino dove de, de... Oh, non ricordo più. La fontana del vino, a Riccia, per chi non è di Roma, fa parte dei castelli romani e se c'è la sagra dell'uva, eccetera, eccetera. Sicuramente sbaglio qualcosa, ma sai, sto invecchiando e sto arrugginendo. Allora, quindi ti parlo oggi del carissimo Bic Monorama, ho chiamato Bic per gli amici, e andavano tanto negli anni 80, 90 mi sembra, perché io in tabaccheria vedevo venduti Bic e Gillette, però quelli costavano di meno se non mi sbaglio, preferivo più piena bella Coleodor e comprare sto coso e farmi che pinzette. Però ti presento sempre lo Stirling, ma che ha una profumazione molto ma molto piacevole. Gusto sempre personale. Ti faccio vedere tutto il necessario che ho preparato. I soccorsi ti faccio vedere dopo se c'è bisogno. Nel frattempo andiamo a vedere. Allora, pre-barba Dove On Glory lo vado ad utilizzare perché comunque voglio la massima scorrevolezza totale. Perché già il rasoio con me non va tanto per la quale. Non va d'accordo, io sto antipatico. A forza di parlare di lui, se sarà pure stancato, giusto, mi dà una bella zaccagnata. Poi, lo Stirling D503. Il suo aftershave che è ancora sigillato, come puoi notare, e l'Omega Evo 2.0, e poi vabbè, è rasoio. Allora, ti devo dire una cosa su questo profumo: bellissimo, fresco, tendenzialmente è primaverile, ma ogni tanto mangi le parole. Ecco, eccolo qua, la composizione è questa. Allora, lavanda, anas, bergamotto, verbena, odorosa, mela rossa, frutti essiccati, muschio di quercia, gerano, cumarina, fava d'onca e sandalo. Dovrebbe essere la sua piramide olfattiva, perché è ispirato al profumo, si ispira al profumo di Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc, quelle fei penne pure, bellissime penne. C'è una da quando ho fatto 18 anni, ancora me la porta appresso, e fu l'unica che non è mai sparita, perché non ho mai prestato a nessuno, perché se no, se la presti la penna, non la vedi più. Allora, ispirato a Legend, veramente molto molto buono, molto buono. Quindi ti piace un profumo fresco, un po' legnoso, un po' fruttato, è veramente qualcosa di eccellente. Però dobbiamo vedere poi nell'aftershave come si presenta. Allora, iniziamo l'opera. Sì, dai, scaldiamo, sì. Scaldiamo. Oh, scusate, l'altra volta mi sono dimenticato la sigla e andavo di corsa. Purtroppo andavo di corsa, cioè, ho avuto delle giornate e sto andando avanti con delle giornate veramente, non dico impegnative, ma un po' stressanti, un po'.
Poi c'ho del problema, mi si era rotto lo scarico del lavandino, lascia verde. Ho provato pure a saldare il coso, il canotto, no, quello del mare, il canotto, quello che porta dal sifone alla scatola, a scatola, al tubo che poi va in scarico, eccetera, eccetera. Fatto un macello. Allora, ok, l'acqua va più che bene, andiamo subito a idratare il nostro saponcino. Oh, tosto, eh? Mamma mia, elegantissimo, elegantissimo. Goccetto di acqua, giusto per, sciacquo il visetto e torno subito da te. Sei bello umido. Una volta io utilizzavo sti rasoi per festeggiare i traguardi del canale, cioè gli iscritti che facevo, ma oggi invece la prendo un po' più sul tranquillo, nel senso che se mai ad usarlo, non sono costretto, non mi costringe nessuno a usare per forza di Dio, mano libera, sciavette, decido io quello che me la faccio. Allora, evo, giusto una bagnatina, non c'è bisogno di niente, però teniamo un secondo anche perché l'acqua è tiepida, mi raccomando, mai utilizzare acqua veramente calda, troppo calda o addirittura bollente, non asciugate i naturali, i pennelli naturali col phon o non li mettete sul termosifone perché se no li rovinate, magari metteteli in un punto dove passa più aria, per fate capire, anche se voglio dire sintetico, se lo asciughi bene con l'asciugamano non ti dà grandi problemi. Allora, dopo Glory, massaggetto. Per il tipo di profumo dello Sterling, questo sto provando il D503, sarei dovuto mettere giacca e cravatta, ma non ti puoi fare la barba giacca e cravatta, perché siccome sono pannosi e schiumosi, diventi poi immaculato. Se non basta è perché sto prendendo asciugamano. Allora, andiamo, dai, andiamo. Montaggione in viso. Tolgo l'acqua. Lo faccio. Non lo faccio. Acqua. Belle ste fibre, ti piacciono? Bagno subito il pennello. Allora, il naso viene completamente coinvolto, non è fortissimo, nel senso che, madò, quanto è forte, cioè lo senti molto bene, molto piacevole. Veramente molto elegante come profumo. Allora, nonostante ciò, sembrava quasi liquido, un po' di acqua. Basta questo, non è che ci vuole tanto. Ecco, già mi sono macchiato la maglietta. Diamo un po' di acqua anche alla parte sinistra, perché sennò Corella ci rimane male, e non mi piace far rimanere male a parte una parte del mio viso. Eccolo qua, bello bello compatto, non eccessivamente compatto perché è molto idratato come puoi notare, quindi per me può andare più che bene, anche perché mi lascio un po' di sapone per il contropelo, copro pure qua che sicuramente strapperà un pochettino, quindi porto il lavoro in avanti. E arriva il momento più bello, il clac. Vediamo la tecnica. Come lo metto? E mo? E mo? Se lo metto così? Lo metto così?
Allora, di differenze derivate dalla tecnica, sinceramente non le sento, non le percepisco, però. L'unico forse trucco è quello di tenere il rasoio un po' leggermente piatto sul viso, vedi? Così. Cioè, devi andare a prendere sta parte qua, esattamente questa. Profumo rimane proprio addosso, bello scorrevole, ma vedi perché l'ho fatto compatto, perché mi serviva un po' compatto. E non mi sono sbagliato. Ecco il lemosi di divertimo il contropelo, te preoccupa. Vediamo. Goccino d'acqua, perché non sembra, ma i giri che ho fatto col pennello hanno portato a un, diciamo così, a un'estrazione, a un prelievo esagerato. No, così è ancora compatto, è proprio ignorante sto sapone, è proprio ignorante, nel senso che prurito, cioè ci sto a mettere l'acqua per dargli difficoltà, ma niente. Ecco qua, il velo ce l'abbiamo. Ecco qui, che poi non è proprio tanto un velo, però. Stamattina c'ho un fastidio, un prurito addosso che tu manco ti immagini. No, ma mo sanno tutti però. No, riattaccano. Allora, non potrei parlare proprio di tecnica vera e propria, però se ci giochi un pochettino, te pareva, eh? Te pareva a te. Se ci giochi un pochettino e conosci un po' il tuo viso, qualche cosa riesci a fare, anche se farai 3.000 passate, qualche cosa succede.
Però ti posso assicurare che ho il viso che non dico va in fiamme, ma. Te ne soffo? E me lo scioccata, purello. Sembra un pelapatate. Me ne voglia nessuno. Vabbè, ma quello è normale. Cioè, dovrebbe essere normale, però è normale. Ciao col pennellone, andiamo subito al sodo, aspettiamo un po' di acquetta non eccessivamente. Qua sotto mi sento bruciare anche se tu magari non lo vedi. Mi sento una fuoco. Veramente un po' un fastidio. Opprimente. Fuoco, da qua. Vabbè, insomma, tirando conclusioni, tecnica non se ne può parlare, c'è cioè, proprio un discorso di gestione della lametta in sé per sé, che poi vabbè, la lama che fa il lavoro, la so io, diciamo, è lo strumento col quale tetterati, ma quello che va sul viso è la lametta. Quindi qua sotto mi ha lasciato un po' rovinato, che te devo dire? Io adesso non ci metto, te lo dico, avevo preparato. Matita emostatica e il B15, perché l'ultima volta ci ho avuto un po' di fastidio e mi ha salvato perché serve a far cicatrizzare e nello stesso tempo a riequilibrare il viso. Allora io oggi non lo voglio utilizzare, vado direttamente con la bomba di Stirling, così me lascio pure un po' di profumo addosso, però mi sento qua un fastidio. Per quello dico, dipende se la digerisci o meno una lametta del genere. Oh, sia chiaro, può succedere anche in caso di sicurezza, succede, perché magari anche la lama è conta, anzi conta, no, anche conta. Ah. Piacevole. Ed è difficile sentir bruciare lo Stirling. Mamma mia, qua sotto. Cicatrizza, ti prego, aiutami. Non soffri. Oh. Allora, l'aftershave si brucia, però sono concepiti per disinfettare un pochettino e rendere il viso un po' più elastico. Però, sinceramente, nei punti dove ho sofferto, te posso assicurare che è stata una bella botta. Veramente molto piacevole, veramente molto piacevole, buono, rispecchia completamente il sapore, non c'è nessuna variazione. Veramente molto gustoso. E che te devo dire? A tecnica, quindi, l'unica è quella di eseguire bene il verso del pelo, capire il tuo viso, capire la tua barba e basta. Oh.
Io come dico sempre, ci vediamo al prossimo video e buoni acquisti e buone sbarbate, mi raccomando. Massacro, la tecnica, sì, la tecnica.